Notizieinunclick.com è una testata giornalistica online con informazioni a livello nazionale e locale. Notizieinunclick.com pubblica fatti, non opinioni. Notizieinunclick.com, la notizia giusta per te. Ciao a tutti, io sono Loredana e vi do il benvenuto nel nostro canale di YouTube Notizieinunclick. Visto il successo ottenuto all'interno del mio portale di informazione notizieinunclick.com, la sezione di educazione finanziaria, ho pensato di pubblicare in maniera cadenziata dei video che ne trattano l'argomento. I temi trattati li potete trovare nel libro Lessico finanziario scritto dal professor Beppe Ghisolfi, edito da Aragno. Buona visione! Cuneo fiscale di Gianfranco Torriero. Vice direttore generale dell'ABI, gli stati sovrani come qualsiasi individuo d'impresa sostengono delle spese e debbono trovare risorse per finanziare tali uscite. Il tutto viene rendicontato in un apposito bilancio. La spesa può essere finanziata tramite entrate sia in conto capitale sia in prevalenza con le entrate correnti connesse con la percezione di tributi, imposte dirette, indirette, tasse, contributi sociali, e la spesa pubblica può essere in parte anche finanziata in deficit, ad esempio con l'emissione di titoli di debito pubblico. In questo modo aumenta il debito pubblico ed occorre pagare maggiori interessi, altra voce di spesa dello Stato. E negli stati in cui è più elevata la spesa pubblica e quindi le spese per pagare gli stipendi del personale impiegato negli uffici statali per gli acquisti di beni o servizi o per effettuare gli investimenti pubblici, c'è necessità di avere anche un ammontare di tributi più elevato. Tanto più sono elevati i tributi, tanto più è basso il reddito effettivamente percepito sia dalle famiglie sia dalle imprese. Un modo per calcolare quanto pesano i tributi pagati da famiglie ed imprese è determinato dal livello del cosiddetto cuneo fiscale, che è pari alla somma delle imposte e dei contributi previdenziali che gravano sul costo del lavoro. Tali costi sono a carico sia dai datori di lavoro sia dei dipendenti. Semplificando, il cuneo fiscale è la differenza tra quanto un dipendente costa nel suo complesso all'azienda e quanto lo stesso dipendente incassa netto in busta paga. In Italia, come in altri paesi con elevato debito pubblico, questa differenza è molto ampia. Un esempio numerico di questa differenza consente di comprendere meglio questo aspetto. Se si considera una retribuzione annua lorda pari a 100, se il costo complessivo pagato dall'azienda, quale per il lavoratore, è di 133, e l'importo che entra in tasca al lavoratore al netto della fiscalità e della contribuzione previdenziale è 60, allora il cuneo sarà pari alla differenza fra 133 e 60, ovvero 73. In questo caso il costo del lavoro è più di due volte il valore della retribuzione netta. E con questo abbiamo finito, vi ringrazio per l'educazione finanziaria e vi do appuntamento a domani, che parleremo del debito pubblico. Grazie per la vostra attenzione.